Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto un po' alternativo rispetto a quelli che vedete di solito qua, ma secondo me ci sta comunque davvero bene all'interno di questo canale. È la riproduzione del gioco di Jumanji versione 1995, o meglio che riproduce il film del 1995, non il remake del 2017-2018 se non ricordo bene l'anno, ma del film originale dove c'era appunto questo gioco all'interno e tutto si svolgeva diciamo causato da questo gioco. Questa è la versione in legno, me l'ha regalata mia moglie, quindi ho deciso di portarla sul canale perché sapeva che era tanto che la volevo acquistare, però per un motivo o per un altro non l'ho mai acquistata e mi ha fatto la sorpresa e me l'ha fatta trovare in casa. Quindi ragazzi, sono contentissimo e ho deciso di condividerlo con voi. Ripeto, è la versione in legno, quindi quella che riproduce proprio la versione del film, perché c'è anche la versione non in legno, diciamo proprio il classico gioco in scatola in cui c'è il coperchio di cartone e all'interno il tabellone, mentre questa c'è proprio la, diciamo, tutta la sua custodia in legno tipo quella del film. Vedete, ancora sigillata con la sua pellicola, non l'ho ancora aperta perché l'apriremo insieme tra poco. Spero che all'interno di questo gioco non succeda quello che succede nel gioco del film, perché sono veramente qua, sono guai. Quindi ragazzi, si può giocare da 2 a 4 partecipanti. Giocherò con mia figlia giusto per vedere come funziona e per farvelo vedere anche a voi nel caso lo vogliate acquistare. Vi lascio anche il link in descrizione di Amazon se volete acquistarlo anche voi, sia di questa versione che magari della versione anche quella diciamo tutta di cartone che costa un pochino meno. L'età è 5 anni più, quindi dai 5 anni in su si può giocare tranquillamente, quindi l'età giusta per farlo provare anche a mia figlia. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo e senza paura proviamo a giocare a questo fantastico gioco remake del 1995 di Jumanji. Ok ragazzi, adesso andiamo a aprire il gioco in scatola di Jumanji che riproduce il film del 1995. O meglio, riproduce il gioco che c'era all'interno del film del 1995. No, questa non serve più. Me la regali? Sì, quella sì. Poi andiamo a tirare fuori la scatola. Ma dov'è il gioco? Adesso lo vediamo dove è il gioco. Perché qua, vedete che... Fai vedere che la scatola è di... Prova a battere. Di cosa è fatta? Di legno. Brava. Ok. Olla, guarda che bella che è. Wow! Ma dov'è il dado? I dadi saranno dentro lì. Mi sa che sono quelli là. E questi cosa sono? Questi qua sono le pedine. Ecco, una cosa che non mi piace sono queste pedine che potevano farle, che riproducevano gli animali come quelle e del film. Rinoceronte. Ma quello però non è un personaggio. Mi sa che è un ostacolo o un qualcosa del genere all'interno del gioco. Però vedi c'è che... anche la clessidra. Eh sì, per il tempo. Vedi, qua hanno messo 4 pedine per 4 giocatori, però le hanno fatte tipo quelle del giro dell'oca, invece secondo me dovevano riprodurre la scimmietta, il rinoceronte, cos'è che erano i personaggi che erano quelli del gioco del film, è vero? Poi qua abbiamo un mazzo di carte, apri quella tu, vieni qua, qua sopra, vieni qua a aprire questa, apri questa e fai, tira fuori le cose qua dentro. Perché questo è un gioco anche per la tua età, perché parte da 5 anni in su, quindi puoi giocare anche tu. Tu quanti anni hai? 5. In su. Ecco le carte. Quante ci sono? E sono tante. Ma guarda qua che c'è qualcosa. Ah, guarda che c'è da attaccare anche le pellicole ai dadi. No, aspetta, li attacca papà, che se si attaccano storti dopo non funziona più il gioco. Quindi attacco gli stickers, che sono 4 dadi, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sticker per 4 dadi, quindi 32 sticker da attaccare, Sara. Allora Sara, adesso andiamo a vedere come posizionare le cose all'interno del gioco, ok? Allora, qua bisogna mettere il rinoceronte, metti tu? Ok, sì, vedi che c'è la foto del rinoceronte. Sì, infatti questa è la sua casa. Ecco. Metti qua la clessidra. La clessidra qua. Ok. Poi abbiamo le pedine. Tu che colore vuoi? Rosso. Allora, tu rosso, mettila lì, lascia lì, vedi che la strada è sul rosso. Okay. Io la prendo verde, quindi sto qua. Togliamo queste che tanto non servono a niente. Poi, allora, il mazzo di carte, che è qua.
Ok? Questo che serve per leggere il mazzo di carte, perché vedi? Da questa parte c'è questa figura, diciamo, da decodificare, che andandola a mettere sotto a questa lente rossa si riesce a leggere, altrimenti non la si può leggere. Quindi questo è un decodificatore di immagini o di scritte. Eh sì, uguale, stessa cosa. Bravo. Poi abbiamo questi dadi con queste 8 facce per dado, con tutti i simboli, diversi. O meglio, ogni dado ha 8 simboli E questo diversi. che cosa serve? Il Poi, capo dei dadi. questo è il dado invece con i numeri. Quindi adesso i dadi con questi dadi li mettiamo qua. Ok? E questo invece è il dado, quello con i numeri, che però vedi che è un dado particolare, perché i dadi di solito hanno 6 facce, Figure. 6 facce, ok? Mentre questo ne ha, guarda quante ne ha. Quante ne ha questo? Leggi qua. 8. 8 facce, è un dado come questi, vedi, sono dadi, non sono dadi normali. Allora, vabbè, iniziamo, dai. Parte più giovane. Parte più giovane, vai, sei tu allora, eh. Tira il dado qua dentro. C'è dove? Dove lo devo tirare? Tiralo, quello che esce, esce. No, dentro nel... Tiralo dentro. Brava, che numero è uscito? Quindi devi muoverti di una casella, la prima, ok. Quindi se vedi, pescate una carta, devi pescare una carta pericolo perché sei in una casella vuota. Mettila sotto al decodificatore e leggiamo cosa dice. Quindi il simbolo è la sciabola e il numero è il 3. Sono fiori stupendi, ma non li annusare. Il loro veleno ti sarà letale. Queste mi sa che sono piante carnivore. Se non fai se non riesci a tirare il dado e prendere la spada, arriva la pianta carnivora, Sara. Sara, guarda dietro cosa sta arrivando. Era uscita, stai calma. Ferma. Brava. Quindi? Quindi io devo tornare indietro del numero di caselle. Uno, due, tre. Perché avevo trovato, ero andato avanti di tre, ok? Adesso tocca. Tira il dado, questo. Vai. 8, vai avanti di 8, conta 8 da lì. No, 1 è questo. 4, 5, 6, 7, 8. Ferma, pesca la carta. Pesca la carta, prendi tantissimo. Mettiamola nel Ricominciamo decodificatore. da capo. Sì. Voglio ancora il fiore Adesso la veleno. mettiamo nel decodificatore e dice porta aperta, bianco e nero. Bianco e nero, è un branco selvaggio, fuggi, scappa, ti serve coraggio. Sara, guarda dietro cosa sta arrivando. Beccata! Quindi abbiamo beccato la porta. Allora, abbiamo beccato la porta, cosa succede? Ok ragazzi, non potevo spiegarvi tutto il gioco perché sarebbe diventato un video troppo lungo, poi ma probabilmente anche noioso, quindi nel senso l'idea è che è molto divertente, facile, nel senso che infatti avete visto bambini da 5 anni in su possono giocare tranquillamente, ovviamente con un adulto, però si può giocare tranquillamente, si gioca in 4 persone, quindi ragazzi il gioco è davvero bello. Secondo me l'unica cosa che hanno sbagliato, perché allora la scatola in legno secondo me è carina, fatta bene, quindi riproduce abbastanza l'idea del gioco originale. Le cose che potevano cambiare sono ovviamente le pedine, che potevano farle sempre in plastica, per l'amor di Dio, però con l'aspetto della scimmietta, del rinoceronte, cioè quello che erano le pedine del gioco originale del film.
Il lettore qua di carta, secondo me, potevano farlo magari un po' meglio di questa cosa, un po' di plastica, però vabbè, la sua funzione la fa, nel senso che si mette sotto la carta questa lente e visualizza la scritta che non si riuscirebbe a leggere senza. E i dadi fatti di un materiale magari un po' più serio di questa plastichetta. Però secondo me la cosa peggiore sono queste pedine che proprio non si possono vedere. Per il resto, ragazzi, il gioco è davvero divertente, è semplice, ha cose varie, è un giro dell'oca se vogliamo, con delle regole un po' diverse che comunque fanno tanto divertire soprattutto i bambini. Quindi, per chi come me ha vissuto il film nel 1995, proprio quando è uscito e veramente era piaciuto tanto a tutti, questo gioco vi appassionerà tanto, sicuramente appassionerà tantissimo i vostri figli e vi farà divertire per un paio d'ore in completa spensieratezza. Quindi ragazzi, e vi farà divertire per un paio d'ore in completa spensieratezza. Vi lascio il link di Amazon in descrizione, nel caso volete dargli un'occhiata a questa versione con la Vi lascio il link di Amazon in descrizione, sia di questa versione che quella con la struttura in legno che riproduce proprio il gioco originale, o altrimenti c'è la versione un po' più economica, che praticamente è solo, diciamo, il riquadro di cartone, quindi una cosa un po' più semplice, però le regole del gioco sono poi le stesse, però cambia un po' proprio la struttura a livello di materiali e di estetica del gioco. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato una cosa un po' alternativa, secondo me che ci sta proprio bene comunque all'interno del mio canale, che è un nerd e mezzo, quindi questo, ragazzi, ci stava bene, quindi l'ho voluto portare perché me l'hanno regalato, ma l'ho voluto portare perché mia moglie me l'ha regalato, ma ce lo vedevo bene, secondo me, all'interno del mio canale. Quindi, se questo video in cui vi ho fatto vedere questo Jumanji che riproduce il... Quindi, se questo video in cui vi ho fatto vedere il gioco di Jumanji, stile film 1995 di Jumanji, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test o tutto quello che arriva. Ciao! Thank you.